tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Qualche giorno fa sono diventata più vecchietta di un anno e così ho ricevuto un regalo splendido. Ho ricevuto tanti regali splendidi e voglio mandare un bacio speciale a Maria. Grazie per il regalo che mi hai mandato. Ma tra i vari regali che ho ricevuto, ne ho ricevuto uno splendido da parte dei miei suoceri. Mio suocerino e mia suocerina mi hanno regalato questa meraviglia. Sapete cosa sono? Gli acquerelli Kuretake. Gli acquerelli tradizionali giapponesi, super pigmentati, ideali per la pittura giapponese, ma che noi oggi proveremo e conosceremo insieme e vedremo come traslare nella cultura occidentale. E allora, iscriviti se non sei ancora iscritto, pigia la campanella per non perderti i futuri video e spostiamoci insieme sul piano da lavoro e andiamo a provare questa meraviglia. Ed eccoci pronti per provare i nostri bellissimi acquerelli Kuretake. Li apro con voi. E voilà! Da questa parte la tabella colori, oltre a un'altra tabella colori in cui appunto andare a provare e assaggiare tutti i colori. Ma osserviamo bene il packaging. Il packaging è una scatola di cartone con questa carta dalla trama bellissima e la marca, l'iscrizione dorata. Molto molto giapponese e tutto è in giapponese e in inglese, ci sono la nomenclatura dei colori e anche in inglese. Adesso c'è anche quest'altra tabella, i colori in palette, ci sono 48 colori e andiamoli a scoprire insieme. Tra le altre cose arriva corredata da questa plastica di protezione dei godè. Questa non buttatela via, vi faccio vedere come la userò, perché io la userò come tavolozza, mentre i godè, come potrete vedere, sono assolutamente asportabili e al di sotto di ogni godè trovate il numero e la nomenclatura, vedete? È riportata anche sulla base del godè. Non so se possano essere venduti singolarmente, se esistano in commercio. Mi aggiornerò e in caso ve lo lascerò scritto in info box. In info box trovate anche il link da cui io da cui i miei suoceri hanno comperato questa bellissima confezione di acquerelli. Ora proveremo insieme tutti i colori. Voglio farvi vedere come faccio ad operare questa come tavolozza. Molto semplice, prendo un foglio bianco e lo metto all'interno del tappo della scatola, così. Quindi prendo il contenitore e lo poggio, dando così un fondo bianco alla plastica. In questo modo vedrò i colori che andrò a preparare e avrò sempre con me una tavolozza enorme all'interno della quale andare a creare le mie tinte, in maniera tale da poterle fare anche fedelmente e lasciare su ogni piastrina il colore corrispondente. E allora iniziamo subito e andiamo per ordine. Prendo un bel pennello, qui ho l'acqua e prendo i colori. Cominciamo subito da questo bellissimo giallo cadmio, il numero 43, che devo andare a ritrovare all'interno. Eccolo qui, il giallo cadmio. Scusate, Sherry, ne prelevo un po' e lo metto qui in tavolozza, vi faccio vedere. Dopodiché vado a colorare. Wow, che pigmentazione! Guardate che meraviglia! Il rettangolino corrispondente. Adesso, se ho capito bene come funziona, questo dovrebbe essere il 33. Esatto, il 33, l'arancio cadmio. Ne prelevo un po', lo metto qui, lo bagno. E voilà, sono degli acquerelli bellissimi, molto molto fluidi e molto molto cremosi quasi, diciamo che dentro c'è un fluidificante
perché tende a far stendere in maniera molto piatta la mestica di colore. Ecco, è come se l'addensante partecipasse molto anche della tinteggiatura. Andiamo con il numero 31, il cadmio scarlatto. Che bello! Che bello, che bei colori! Stupendo! Andiamo con il numero 30, il rosso cadmio. Quindi il 32, indicato semplicemente come rosso. Quindi il 34, il Rose Madder, molto particolare questo rosso. Quindi il 35, il carminio. La carica di pigmento è strepitosa. È il Rose Madder scuro, sembra un rosso cardinale. Prima riga fatta, procediamo con la seconda. Cominciamo, dovrebbe essere il 52, questo verde, Hooker's Green, verde foresta. Dei colori di una freschezza e di una fluidità, poi violetto in pearl, e ora un colore molto strano, Natural Beige, che negli acquerelli nostri è veramente difficile da trovare. Poi Rose Beige, anche questo un colore molto orientale o americano anche. Poi anche questo Cherry Blossom Pink, rosa fiori di ciliegio, bellissimo. Gold, vediamo, sono molto curiosa con i dorati e i madreperlati, perché poi è una palette molto completa, bello, un oro molto brunito, poi c'è blush raw gold, quindi un oro brillante più chiaro, diciamo. Sarebbe oro ricco e oro da noi. White gold, il bianco dorato perlato, questo non lo vedrete molto, ne vedrete la perlescenza. White, vabbè, dovrei provarlo su un cartoncino scuro, ora ve lo prendo. Questi colori sono belli, ma per l'acquerello occidentale veramente ininfluenti. Poi abbiamo black, scerista buona, sceria una purista, nell'acquarello nero e bianco non li vuole usare. E poi terra d'ombra scuro, vabbè, questa è terra d'ombra naturale in realtà, no, questa è sì, terra d'ombra naturale bruciato, un po' bruciato, sì. E poi rosso indiano, uno dei miei colori preferiti, di solito ha sempre una pigmentazione pazzesca, infatti. Adesso facciamo di nuovo l'oro,
nell'ordine, oro ricco, bronzo, diciamo, oro. Ecco, la differenza la chiamerei bronzo-oro. Sul nero performano benissimo. Poi il bianco perlato e poi il bianco opaco. Lo metto, vedete? Vediamo. Così. Ok, questi quattro colori bagnati. La carta dei saggi è orrenda, non è una carta d'acquarello. Questo mi stupisce molto perché naturalmente i colori vengono assorbiti in modo molto differenti dalle carte d'acquarello. Giusto un promemoria cromatico. I colori risultano molto brillanti e pigmentati. In questa carta alcuni si depositano macchiandosi. Ora però dobbiamo vedere se in un lavoro riesco a farli espandere in maniera migliore. Vediamo un attimino se rinvengono al passaggio del pennello e diciamo proprio di sì e si possono espandere in maniera anche più uniforme. Quindi io addebito molto alla carta questo tipo di macchiatura che vedete, ma i colori sono tutti brillanti, molto 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 trasparenti, cioè quando li passate sembrano quasi densi, quasi una gouache liquida. Una volta asciutti hanno un film super sottile, significa che i pigmenti sono triturati in maniera veramente sottilissima e si espandono in maniera molto brillante, non tradiscono il tono. Una caratteristica è che il godè è molto differente dal tono finito, quindi è bene avere questa carta sempre a portata di mano perché sennò sarebbe veramente difficile dipingere con i colori scuri che appaiono tutti molto similari, ma che in realtà sono tutti molto diversi, come potete vedere qua. Che dire di questi colori? Io li trovo stupendi, a me piace molto la confezione elegante, il fatto che siano degli acquerelli non occidentali, mi piace molto vedere il godè così largo, non vi fate trarre in inganno, il colore contenuto non è tantissimo, ha un godè largo, ma il godè non è pieno fino all'orlo, eh? Quindi non pensiate che ci sia chissà quanto colore, è solamente molto espanso nella vaschetta. Mi piace molto, è un acquisto bello? Sì, li comprerei? Sì. Per cosa? Per un genere di acquerello molto diluito. Bagnato su bagnato? Non mi sembra un acquerello adatto al bagnato su bagnato, mi sembra più un acquerello adatto al bagnato su asciutto. Ma adesso lo proveremo insieme. Colori brillanti, trasparenti, vibranti, ma nello stesso tempo anche opachi. Ecco, una caratteristica che li caratterizza, non sono brillanti, tendono all'opacizzazione, all'effetto quasi grafico, un tipo particolare di acquerello molto bello, molto pigmentato in vaschetta. Qui la pigmentazione poi va quasi perdendosi e cede proprio a una coloritura molto trasparente e sottile che prende la caratteristica della carta su cui si poggia. È diventato il colore molto simile al finish della carta. A me piacciono moltissimo. Bisogna provarli, è sicuramente un acquarello differente da quelli che siamo abituati ad avere tra le mani qui da noi, però molto molto bello. Devo lavorarci, devo sperimentare e devo soprattutto abituarmi a lavorare anche con questo range di colori che a me non è molto familiare, ma lo faremo insieme, li scopriremo insieme.
Io spero vi siete divertiti a conoscere questo genere di acquerelli. Promossi? Sì. Mi hanno incuriosita? Sì. La gamma colori mi piace? Sì, quindi sono consigliati, ma per chi ha già competenze di acquerello. Bene, adesso vi aspetto di là che ho ancora qualcosina da dirvi. Che belli, un regalo stupendo per Natale. Mettetelo in wish list perché naturalmente ha un costo abbastanza elevato. Se non ricordo male, supera i 70 euro questa tavoletta qui, di acquerelli, questa tavolozza. È comunque una bellissima, bellissima tavolozza compendio per chi ha uno studio già bello ricco di colori e vuole qualcosa di diverso, di non so, un tipo di acquerello differente dal comune, specialmente dalla nostra tradizione occidentale. E poi volete mettere l'eleganza della confezione? Guardate qua che meraviglia! Insomma, vi farà fare un figurone o farà fare un figurone a chi ve lo regalerà. Bene, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su. Almeno come regalo di compleanno, fatemi un pollice in su ed una condivisione. Dai, siate generosi e noi ci diamo appuntamento sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!